Presidente De Luca, benvenuto nel Vallo di Diano, l'occasione dell'inaugurazione di un asilo nido. Dal punto di vista politico, lei ha incontrato i sindaci di quest'area, che cosa gli ha detto in un momento sicuramente non facile? Abbiamo fatto un bellissimo pranzo, siamo in questo momento in piena digestione e questa è stata la principale iniziativa culturale che abbiamo fatto con i sindaci. Non so se erano sindaci del PD, c'erano tanti colleghi amministratori, ma c'erano soprattutto tanti amici, come sapete io frequento questa zona da 40 anni, vengo con un'attenzione in più, un coinvolgimento in più rispetto a ogni altra zona della regione. Agli amici amministratori ho detto ovviamente di lavorare per una prospettiva di sviluppo, che è quella di cui stiamo parlando. A fine ottobre finiamo il collaudo della nuova TAC che abbiamo acquistato per Polla. Poi abbiamo acquistato anche un mammografo di ultima generazione. L'ospedale di Polla entra nella rete dell'infarto, nella rete dell'ictus, nella rete del trauma. Abbiamo fatto un'operazione molto importante con un primario di cardiologia che sta dando prova di grande qualità, di grande umanità. Mi arrivano notizie di grandissima soddisfazione da parte dei cittadini del Vallo, quindi come si vede stiamo lavorando davvero con grande serietà per avere uno standard di civiltà davvero adeguato. Credo che ci siano motivi anche di fiducia e di speranza. C'è un ultimo progetto che stiamo valutando ed è la valorizzazione del Monte Cervati, presentato il parco del Cilento Vallo di Diano, e potrà essere anche questa una bella occasione di sviluppo. Il 27 di questo mese c'è una bella iniziativa a Pertosa e valuteremo anche un intervento per mettere in sicurezza l'ingresso delle grotte di Pertosa. Per quanto riguarda la Sicignano, un Lago Negro, stiamo ragionando da mesi con le Ferrovie dello Stato per riattivare questo tratto di ferrovia, come abbiamo fatto per l'Avellino Rocchetta Sant'Antonio. Abbiamo attivato un treno storico che ha avuto un successo straordinario. Per carcere e tribunale abbiamo subito una delle decisioni più stupide da parte del precedente governo. Diciamo stupida. Abbiamo segnalato ovviamente che era una decisione priva di ogni razionalità, non si capisce sulla base di che si accorpa Sala Consilina con Lago Negro. Pensate che solo al momento delle elezioni per certificare la documentazione bisogna andare in due corti d'appello. L'ira di Dio. E quindi lavoreremo per quanto possibile per riprendere queste funzioni, ma non è facile, anche perché il contesto nazionale non mi pare tale da dare incoraggiamenti. Mi pare che stiamo assistendo a una, come dire, un'esperienza di dilettanti allo sbaraglio, per quello che si sta sentendo.